sera con il taglio della torta, con tanto di candeline, la serata per festeggiare i 125 anni del quotidiano Il Mattino di Napoli, fondato nella città partenopea il 16 marzo 1892. Sul palco del Teatro Mercadante ad accogliere gli ospiti il direttore del Mattino Alessandro Barbano e il direttore del Teatro Nazionale Luca De Fusco. Una serata di festa che ha visto la presenza, tra gli altri, del presidente della Giunta regionale della Campania, Vincenzo De Luca, e dell'assessore alla cultura del Comune di Napoli, Nino Daniele. Direttore, 125 anni, si parte questa sera con Era de Marzo. Sì, Era de Marzo è una canzone che canterà Gaia Aprea. E naturalmente Era de Maggio, ma noi l'abbiamo tradotta per l'occasione perché di marzo, il 1892, 125 anni fa, Edoardo Scarfoglio e Matilde Serao fondarono questa testata e noi abbiamo voluto ricordare questa memoria straordinaria e leggendaria che rappresenta per noi una grande responsabilità, e siamo qui per festeggiare questo evento e per annunciare anche le iniziative con cui intendiamo celebrare questa memoria, appunto il premio letterario intitolato Matilde Serao e due inserti sulla storia del Mattino che usciranno il 15 e il 16 marzo e che gratuitamente daremo ai nostri lettori. Insomma, una bella festa. 125 anni sono tanti, come è cambiato il panorama dell'editoria, del giornalismo? È cambiato perché c'è internet, dove Il Mattino, come sappiamo, è molto presente, e solo le grandi testate sono rimaste a testimoniare la loro forza, il loro impegno, e Il Mattino tra queste. Nel Mezzogiorno oggi rappresentiamo decisamente la piazza delle idee, e di questo ringrazio ovviamente il mio editore Francesco Gaetano Caltagirone, che promuove e sostiene lo sviluppo dell'editoria, del giornalismo nel Mezzogiorno, e sentiamo intatta questa responsabilità perché sappiamo di essere per molti cittadini un riferimento e una bussola per orientarsi nel presente. Direttore, un motivo di orgoglio per il teatro ospitare i 125 anni del Mattino? Assolutamente, è un motivo di orgoglio perché è la più prestigiosa testata dell'Italia meridionale. Noi siamo l'unico teatro nazionale meridionale e quindi era una coincidenza di amorosi sensi e di buona costruzione del convivere civile del meridione. Tutte e due, noi nel nostro piccolo, Il Mattino più in grande, cerchiamo di remare nella stessa direzione. Assessore, 125 anni per Il Mattino, il quotidiano che rappresenta Napoli, ma tutto il Mezzogiorno. Sì, sì, è un luogo di informazione e di elaborazione intellettuale che ha profondamente segnato e accompagnato la storia del Mezzogiorno, nel bene e nel male, diciamo, nelle sue contraddizioni. E quindi una così lunga vita vuol dire essere stati all'altezza di interpretare nel tempo, rinnovandosi, questa importante funzione di parlare del Mezzogiorno e dal Mezzogiorno all'Italia intera. E quindi è una giornata bella quella di questo compleanno, e rinnoviamo gli auguri per tanti altri anni di impegno intellettuale e civile per difendere Napoli e il Mezzogiorno.